in Media Plaza con Claudio Gagliardi, segretario generale di Unioncamere. Il mondo camerale è rappresentato in questi 3 giorni, abbiamo delegati, centinaia di delegati provenienti da ogni parte del mondo. La vostra visione di questo brulicare, di questo fermento, di questo lingotto vivissimo innanzitutto? Beh, è un'immagine bellissima perché è un'occasione straordinaria per il nostro paese ospitare tutte le camere di commercio del mondo. È un incontro che vede l'Italia al centro di un dibattito importante sullo sviluppo del commercio internazionale, che vede l'Italia al centro anche per il ruolo che le camere di commercio possono svolgere e stanno già svolgendo in favore dello sviluppo. Credo che capiti in un momento particolarmente importante anche della vita del nostro paese, e quindi grazie a Torino per aver colto questa opportunità e per aver dato al sistema delle Camere di Commercio italiane l'orgoglio di ospitare questo congresso mondiale. Ecco, il mondo camerale è cambiato anche nel corso degli anni, è diventato un mondo assolutamente dinamico, assolutamente velocizzato, ma in senso positivo rispetto a quelle che sono le esigenze delle imprese che poi interfacciate. Qual è la vostra visione di questo momento storico? Questo è un momento di grande trasformazione. Le imprese, l'economia in Italia ma nel mondo è in grande trasformazione, e la crisi che ha attraversato e sta attraversando il nostro paese è il segno della trasformazione. Ma credo che questa trasformazione stia facendo emergere anche i valori veri dell'imprenditoria italiana, e quindi è un momento favorevole per rinnovarsi e, come dice lei, per dare un'accelerazione, una velocità anche al servizio che le Camere di Commercio debbono svolgere per le imprese. Credo che le grandi sfide dell'economia digitale, le grandi sfide di un'economia che nella globalità ha però bisogno anche di regole che vengano accolte e condivise nella maniera più corretta da tutti, sia la sfida che anche questo congresso sta affrontando. Le Camere di Commercio nel mondo sono proprio il luogo dove il mondo delle imprese aiuta anche tutta la comunità a darsi le regole giuste perché il business possa svilupparsi nella maniera più proficua e perché possa poi alla fine produrre quel benessere sui territori, sulle persone, che è l'obiettivo di tutti. Ecco, si parla molto anche del ruolo delle istituzioni, un ruolo che deve essere attivo, un ruolo che deve essere dinamico, propositivo e vicino alle aziende. Ci sono stati recentemente dei provvedimenti, il Jobs Act innanzitutto, ma non soltanto. Come è il vostro rapporto con questo sistema? Vi sentite aiutati? Le Camere di Commercio sono al centro anche di un processo di riforma in questo momento. Riguarda tutte le istituzioni, e quindi anche le Camere di Commercio accettano questa sfida della riforma perché deve servire per essere più utile alle imprese e più al servizio dello sviluppo. Noi crediamo che in questo momento le Camere possono dare un grande contributo al Paese, siamo certi che il Governo e il Parlamento stiano valutando positivamente questa disponibilità, e perciò anche questa occasione diventa un'occasione mondiale per far percepire alle istituzioni, anche alle istituzioni italiane, l'importanza di questo sistema. Un sistema quindi che ha vinto, e quindi da Torino vogliamo far partire un messaggio positivo, segretario. Un messaggio positivo sicuramente parte da Torino, è un sistema che è in movimento, è un sistema che è in rinnovamento, e quindi io credo che le grandi sfide del Paese aiuteremo a vincerla. E naturalmente tutto o molto è nelle mani anche delle imprese per riuscire a riemergere. Tutto parte dalle imprese, tutto parte dall'atto creativo delle imprese, dalla loro capacità di continuamente rigenerarsi e di rispondere a nuovi bisogni attraverso nuovi prodotti e nuovi servizi. A noi sta il compito di rendere loro la vita semplice, di dare loro tutte le opportunità che servono per realizzare questi obiettivi. Bene, ringraziamo Claudio Gagliardi, segretario generale Unioncamere. Grazie a voi. Buon proseguimento e buon lavoro. E auguri da Torino.